lavoro è diventato talmente importante che non ce n'è più, è una cosa seria. E quel poco lavoro che c'è e che ti danno da fare è quel lavoro che tu c'hai, che ti propongono le amiche, no? Quella che arriva a casa e ti dice, sai, stasera che fai? Niente, vieni con me? Dove? Andiamo a vedere una dimostrazione fantastica. Andiamo, torno a casa, mia moglie mi fa, abbiamo finito di avere problemi a casa. Perché ne avevamo prima. Sì, però adesso li abbiamo proprio finiti. E cazzo, ho fatto un affare. Ho comprato un bimbi. Quindi un bimbi, ce ne abbiamo quattro, non ci bastano. Un altro bimbi ci vuole. Dice, no, ma questo fa la pasta in casa. E come cazzo fa a fare la pasta in casa un bimbi? È un robot, un extraterrestre in casa. Che la gente ci critica. Gli ho detto, quanto l'hai pagato? La donna, mia moglie. Ho fatto un affare. Tu non ci crederai, ma era l'ultimo. Guarda, mi sono quasi preso accoltellato con la vicina per prenderlo. Ma quando l'hai pagato? Guarda che non è tanto per quello che l'ho pagato. Sì, ma quando... Ma poi non ci ridò neanche tutti in una volta, Ma quando l'hai pagato? 7.700 euro. E come lo paghi? 100 euro al mese. 100 euro. Ma è un affare. Ma che cazzo fa sto bimbo? Fa la pasta fatta in casa? Come la nonna. Io ho detto, scusa, ma noi la pasta fatta in casa ogni quanto è che la facciamo? A Natale. Il 25 dicembre facciamo sempre la pasta fatta in casa. E tu spendi 7.700 euro per fare la pasta in casa il 25 dicembre? Vaffanculo, dagli 7.700 euro alla Barilla, ti porta 5 container di pasta. E in quel periodo non abbiamo neanche topi nel giardino perché sono in cantina che si stanno mangiando la pasta. Dopo una settimana torna e mi fa, tu non hai neanche idea di che affare mi ha fatto fare Pina. Che cazzo ti ha fatto comprare Pina? Ah, guarda, una sua amica dice che il frigo si rovinava sempre, no? Perché voleva fare il ghiaccio tritato. E allora cosa... È un affare. Ho preso un tipo, neanche tanto frullatore, però ho in un minuto 600 kg di carote, frulla. Cazzo, ma tu mi dici le carote che sei allergica alle carote? Sì, ma è un modo di dire. E poi che fango? I cetrioli, taglia talmente sottili i cetrioli che se li metti sul vetro riesci a vedere ancora dall'altra parte. Senti, che cazzo fa sto frullatore? La granita. E quanto hai speso? Guarda, sai il destino, quando dice il destino proprio, che il ti segna il percorso, il destino? Il destino ha voluto che lo prendessi io, era il penultimo. Perché l'ultimo non funzionava. E quanto hai speso? 5.200 euro. Quindi per fare la granita 5.200 euro. Ma se tu ci dai 5.200 euro a Mimmo, quello che c'ha la gelateria sotto casa nostra, quando l'ascensore è rotto, quello ci fa la cannuccia di 18 metri e la granita ce la succhiamo dal balcone, gli ho detto. Ma è così, e poi tutti sti cazzi di frullatori e attrezzi dove li metti? Sul davanzale della finestra. È arrivata mia madre dopo una settimana di acquisti e mia madre fa, hai aperto un negozio? E faccio no. Dice no, perché i vicini ti vogliono denunciare per negozio abusivo. È diventato un problema al lavoro. Però il lavoro, si dice, il lavoro ce n'è sempre meno. E uno, per tante cose è una sfortuna, per tante cose è una fortuna. In Calabria dicono, se il lavoro manca,
è buono. Dici perché? Perché sennò al dopolavoro non ci andrebbe mai nessuno a giocare a carte.